Ragazzi, e siamo qua a Forlì. Ok, nella parte prima eravamo appena arrivati. L'ho ripulita, come ha fatto anche con San Gimignano e Firenze. L'ho ripulita di tutte le piume, di tutti i tesori, di tutti i punti di osservazione. E adesso andiamo a fare sul serio, ovvero la tomba dell'assassino di Forlì. Che succede? Cos'era sto rumore? State attenti! Vabbè. Sono stati avvistati dei banditi! Allora, dov'è che dobbiamo andare? Credo qua sotto. Se non vado errato. Interagiamo con la tomba dell'assassino. Abbiate pazienza perché mi sono appena svegliato. Quindi ci metto un po' a elaborare qualsiasi cosa mi stia passando per la testa, ma ce la faremo, ce la faremo. Questa è bella. Ricorda molto quella di Monteriggioni. Comunque, il segreto di Ravaldino. Poi la prossima facciamo tutti i contratti di assassino, ragazzi, eh? La prossima ci mettiamo lì, piano piano, insieme, li facciamo tutti e sette. Interagiamo con la prima leva. Culo! Oddio, l'ho detto tipo quello che facevo Colorado. Ma che culo! No! Ma che piacere! Ma che culo! Ma... l'ho detto con la sua espressione. Non so chi se lo ricorda, ma a me D'Ambrosio tipo mi piaceva un casino. Oh, che piacere! Ma che culo! Ecco, un po' quello che è successo a me adesso. Vabbè, 300 che fa? Li butti via? No, che non li butti via. Anyways, signori. Non vorrei qui dover... Sì. Esattamente. Passare sotto. Vi prego, Assassin's Creed nuovi, ridateci queste missioni alla Ezio. Come ti permetti di cadere? Bravo. Io pensavo si girasse, tipo, mi ha preso un enfisema polmonare. Tachicardia a 1000. Ok. Piano piano ci arriviamo. Intanto si fa così. Poi. Vabbè, allora vieni qua. Fermo, devo parlare con voi. Voi laggiù, fermo. Laggiù! Laggiù cosa? Sono certo. Ne viene un altro? Che venga. No, sì, non è qui.
Adesso la situazione è chiara. Hey, ma non era qui. Zitto. Dove diavolo? Va bene, ci hanno visto però. Tre, li abbiamo fatti fuori. Lì. Aspetta, sì, aspetta. Fammi prendere l'armamento di Mario che mi ha appena regalato per 50.000 o 30.000 fiorini che ci ho dovuto spendere, forza. Direi spesi bene. Spesi benissimo. Aspetta, aspetta, aspetta. Ma ha fatto a non vedermi? Awkward. Allora con te mi diverto così, sai? Il divertimento non ha funzionato. Ha funzionato a metà invece. Va bene. Merda, pensavo ci arrivasse. Sento il rumore di uno scrigno. Che evidentemente non è qui. Vabbè, chi se ne frega, andiamo avanti tanto per uno scrigno. Con tutta la rendita di Monteriggioni che abbiamo. Ok, già mi son perso. Vabbè, puoi anche richiuderti adesso, sai? Va riaperto, però... Ehi, Ezio. Ezio. Bravo. No! Che culo! Che culo, signori. Questo si chiama Culandia. Ma Culandia proprio assoluta. E si va giù. Vediamo qua dove ci porta. Altre guardie. Tanto perché. Un bruto. Ecco. Questa non ci voleva. Vabbè, vi dirò, non è tanto diversa dalla tomba dell'assassino di... Cosa? Di San Gimignano, stavo per dire Gerusalemme, ma... Non vediamo Gerusalemme da un po'. Anyway. Da qua ci siamo arrivati, giusto? Sì. Allora di là. Sì, tutte queste cose così cavernose non è facile orientarsi. Tu sei proprio una preda golosissima. Non così. Boom. Laggiù! Prendetelo! Zitto! Si è durato anche troppo. Allora, qua sopra ci sarà qualcosa forse? No, ci ho sperato in uno scrignetto. Rumori di cavalli? Ah, perché ci sono le stalle, ok. E tu vieni giù con me. Peccato che non c'è il fischio, peccatissimo. Peccato che non c'è. C'è da Assassin's Creed 3 in poi il fischio. Aspetta un attimo. Quel cappuccio. Quel cappuccio. E adesso il cappuccio te lo mette nel culo. Vai. Con estrema maestranza. Il bruto è passato in miglior vita. Va bene, andiamo avanti. Ora è un problema ricordarsi dove bisogna andare, ma in realtà mi sa che... ci ho azzeccato.
Il mio sesto senso mi ha dato ragione. Dentro. Siamo già quasi finito. Uffa però. Mi stavo divertendo un casino. Mi ci trovo la camera funeraria, quindi non vuol dire che manchi tanto tanto tanto. E vabbè. No, ok, ok, ok. Sapevo che tanto la fallivo. È inutile anche riprovarci. Va riaperta. C'è da arrampicarsi sul muro per fare destra, sinistra, destra, sinistra e andare. Così. No, Ezio, no. Ezio, no. Ezio, no. Ezio, no. Devi andare dove ti dico io, se no non c'ha senso. Arianda. Bravo. Via. Yes. Così, così. Adesso vai pure a fanculo, richiuditi, fai quel che ti pare che io sono arrivato. 300, dovrebbero essere 3 come sempre. 600 con questo e 900 con quell'altro, giusto? Exactement. E su. Via. Quarto sigillo su 6 recuperato, ne mancano 2 che raccoglieremo a Venezia, ragazzi. E poi l'armatura di Altair, quella bella, quella cazzuta, la potremmo sbloccare, speriamo anche molto presto a questo punto. 1500 in più per aver completato la missione, il segreto di Ravaldino se ne va così. Ora vediamo da dove spunta. Comunque sto martello, ragazzi, tipo è supremo, è bellissimo. Guardate qua. Cioè, ti immagini essere infilzato da una cosa così. Cioè, mistico. Vabbè, non è che spunti da un punto diverso, anzi. Mi pare anche molto vicino da dove siamo scesi, quindi. Sa che odore c'è lì sotto in quella fogna. E va bene, è notte in Romagna.